Annuncio ritardo. Il treno regionale 20616 delle ore 8.02, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, arriverà con 20 anni di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Lui, probabilmente, lo conoscete bene. Si chiama Roberto. Roberto è distante, freddo, sempre uguale, ma preciso. Roberto ha accompagnato la vita di molti pendolari, magari anche quella di alcuni di voi. Ma non possiamo certo incolpare Roberto dei problemi delle ferrovie italiane. Perché Roberto è una voce artificiale, un segnale digitale modellato sulle caratteristiche della voce umana. Non è una persona, è il prodotto di un algoritmo di sintesi. Roberto però non è l'unico di questa nuova specie di entità digitali, ma è solo una delle tante voci che stanno sempre più popolando la nostra quotidianità, come Alexa, Siri, Cortana, Bixby o Cilia. Dagli autobus agli aeroporti, dai navigatori agli elettrodomestici, le voci artificiali hanno assunto ormai lo status di assistenti personali. Ma le voci artificiali sono anche quelle che hanno dato la possibilità di esprimersi a persone come Stephen Hawking o Luca Coscioni. Oppure nel cinema, come non pensare ad HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio o a Samantha del film Her. Ma anche nella musica, come con Hatsune Miku, la prima vera voce artificiale è diventata una superstar. Oggi questi sistemi stanno diventando sempre più comuni, ma è altrettanto vero che la qualità e la responsività delle voci artificiali si sta perfezionando sempre di più. Stiamo passando velocemente dalle fastidiose e monotone voci robotiche di alcuni anni fa a copie quasi indistinguibili della voce di un essere umano in carne ed ossa. Ma le voci artificiali non sono una cosa recente, anzi, tutt'altro, e non nascono nemmeno con l'informatica. Nascono prima, molto prima. In questa serie di video voglio parlarvi della storia e delle varie tecniche sviluppate per la creazione di voci artificiali. In questo primo video esploreremo i primordi della ricerca, che va dalle prime testimonianze provenienti dal Medioevo fino ai primi esperimenti elettromeccanici di inizio Novecento. Già in alcune cronache antiche si fa riferimento a statue o teste di metallo in grado di emettere suoni e di dare l'impressione di parlare. Pare fossero utilizzati inizialmente come una sorta di oracoli o come oggetti singolari dedicati all'intrattenimento della nobiltà. Una famosa testa parlante è attribuita a Roger Bacon, intorno alla prima metà del 1200. Queste teste parlanti producevano il loro suono attraverso una serie di tubi e di casse risonanti che amplificavano la voce di una persona che le operava a distanza. Un caso speciale e più vicino ad un vero e proprio meccanismo di produzione vocale artificiale è l'automa a due teste progettato e costruito a Parigi dall'abate Michal nella seconda metà del 1700. A quanto pare, ma le testimonianze sono frammentarie, le due teste potevano addirittura parlare tra di loro. Il 1700, come sappiamo, fu un periodo di grande sviluppo nei più svariati campi del sapere umano. Tra i tanti ambiti esplorati dagli scienziati dell'epoca, ci fu un forte interesse per le macchine, per gli automi, per quelli che oggi chiameremo robot. Infatti, alcuni tra i primi esempi documentati di sistemi meccanici di sintesi vocale arrivano proprio da questo periodo. Tra le più importanti innovazioni ci sono sicuramente le macchine parlanti costruite da due scienziati di lingua tedesca, ovvero Christian Gottlieb Kratzenstein e Wolfgang von Kempelen. Vediamole meglio in dettaglio. La prima vera macchina per la produzione vocale artificiale documentata è stata quella progettata da Christian Gottlieb Kratzenstein, medico e fisico tedesco. Nel 1778 Kratzenstein fu invitato a partecipare ad un concorso indetto dall'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo per produrre un dispositivo capace di ricreare artificialmente le cinque vocali A, E, I, O, U. Il suo progetto risultò essere il migliore. Ma perché la macchina di Kratzenstein è importante? Innanzitutto, questa macchina univa due ambiti di ricerca apparentemente distanti tra di loro, l'anatomia e la liuteria. Da un lato, gli sviluppi negli studi di anatomia avevano permesso di comprendere meglio il funzionamento del tratto vocale umano.
Kratzenstein progettò quindi una serie di risonatori acustici che ne mimavano le caratteristiche principali. Dall'altro, per la produzione del suono, si ispirò al funzionamento di strumenti come l'organo a canne. Kratzenstein utilizzò quindi tubi e canne dell'organo per creare il suono di ciascuna vocale. Ogni canna era pensata con una particolare cavità risonante, utilizzata per emulare la configurazione che il tratto vocale assume durante la produzione di ciascuna vocale. La conoscenza anatomica dell'apparato fonatorio, unita alla comprensione delle caratteristiche fisiche di produzione del suono, permisero a Kratzenstein di creare un modello artificiale, meccanico, del tratto vocale umano, che lo andava a semplificare, ma ne manteneva le caratteristiche principali. L'innovazione di Kratzenstein fu proprio quella di vedere un parallelo tra il funzionamento dell'apparato fonatorio e quello del funzionamento di uno strumento musicale. Il secondo importante contributo fu quello di Johann Wolfgang von Kempelen, un ingegnere e consigliere della corte imperiale di Vienna, noto soprattutto per il cosiddetto turco meccanico, una sorta di scacchista robot. Verso la metà del 1700, von Kempelen iniziò a lavorare a diversi prototipi di macchine parlanti. Ma, a differenza della macchina di Kratzenstein, quella di von Kempelen fu la prima capace di produrre non solo le cinque vocali principali, ma anche alcune parole e addirittura articolare alcune brevi frasi. Kempelen iniziò però il suo lavoro nel 1769, quasi 10 anni prima di Kratzenstein. Ma solo dopo 20 anni di ricerche pubblicò un libro in cui descriveva i suoi studi sulla produzione del linguaggio umano e gli esperimenti fatti con la sua macchina parlante. La macchina di von Kempelen era composta da una scatola di legno, un imbuto di gomma che fungeva da bocca e un secondo più piccolo diviso in due che fungeva da naso. Un soffietto invece andava a simulare i polmoni. Il flusso d'aria prodotto dalla pressione esercitata sul soffietto veniva condotto nella bocca attraverso un corridoio molto stretto. Un'ancia era utilizzata come una sorta di unione tra glottide e corde vocali combinati insieme. Messa in vibrazione, l'ancia produceva un suono. Questo suono veniva poi modulato da diverse leve e dall'utilizzo delle dita dell'operatore, che potevano deformare l'imbuto frontale. Questa deformazione modificava l'aria in uscita, simulando quindi il movimento della bocca e delle labbra. Il suono, ovvero la voce prodotta da questa macchina e le modalità di utilizzo, sono ancora oggi estremamente affascinanti. Una copia della macchina di von Kempelen, come quella che abbiamo potuto vedere in questo video, si trova al Deutsche Museum di Monaco, nell'area dedicata agli strumenti musicali. Anche se ai suoi contemporanei questa macchina doveva apparire quantomeno bizzarra, sta di fatto che gli studi di von Kempelen sono stati estremamente innovativi, sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista ingegneristico. E grazie al fatto di essere stata ampiamente documentata in un libro, la macchina di von Kempelen fu estremamente influente. Infatti permise più tardi ad altri inventori di replicarne e modificarne il meccanismo. Tra questi ricordiamo la versione che Charles Wheatstone sviluppò nella prima metà del 1800, che ispirò a sua volta un giovane Alexander Graham Bell a costruirne una tutta sua. Qualche decennio dopo, nel 1800, troviamo un'altra importante innovazione e un altro famoso inventore, ovvero l'austriaco Joseph Faber. Faber sviluppò un'altra macchina parlante chiamata Eufonia, basandosi proprio sul libro di von Kempelen. A partire dal 1840, Faber presentò questa macchina in varie città europee e statunitensi. Ma, a differenza delle sue aspettative, non incontrò l'interesse della comunità scientifica che invece andava cercando, bensì quello di Phineas Taylor Barnum, famoso imprenditore nel mondo del circo e dell'intrattenimento dell'epoca. Questo permise alla sua invenzione di diventare estremamente popolare, ma nel mondo dell'intrattenimento, diventando un'attrazione per spettacoli itineranti e fiere e appunto del circo di Barnum. Quello che rese famosa la macchina di Faber fu sicuramente la sua, diciamo, presenza scenica. Durante le esibizioni pubbliche, la macchina e l'operatore venivano nascosti da una tenda.
Il busto di una bambola veniva posto davanti alla macchina, con la bocca messa in corrispondenza della membrana da cui usciva il suono, così da far sembrare il meccanismo quasi come una sorta di umanoide. La macchina di Faber rappresentava una versione migliorata della macchina parlante di von Kempelen, specialmente per quanto riguarda il sistema di controllo. Infatti veniva controllata da una tastiera. Questo permise a Faber di allargare enormemente le possibilità di produzione del suono. Infatti, a quanto pare, la macchina era talmente avanzata da poter addirittura intonare la melodia di God Save the Queen. Come possiamo vedere, quindi, tra il 1700 e il 1800 ci fu una forte accelerazione nella ricerca riguardante le macchine parlanti, sia sul piano tecnico che teorico. Purtroppo, però, le macchine parlanti erano viste più che altro come delle strane curiosità, in bilico tra la scienza e il circo dei freaks. Questo perché all'epoca non c'era ancora una vera e propria applicazione per questo tipo di invenzioni. Il loro utilizzo era più che altro legato alla ricerca e allo studio del funzionamento dell'apparato vocale umano. La situazione però cambiò con l'invenzione del telegrafo e del telefono. Questo portò nella comunità scientifica un rinnovato interesse per la creazione di macchine parlanti, ma questa volta aumentate dall'elettricità.